Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi ho pensato di realizzare qualcosa che potrebbe tornare utile come idea regalo, non soltanto Natale, ma anche tutto il resto dell'anno. È un progetto molto veloce anche questa volta, molto semplice da realizzare, adatto davvero a chiunque. Partiamo subito con il progetto. Vi ricordo però, prima di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale cliccando qui se ancora non l'avete fatto. Ricordatevi di accendere anche la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. E niente, direi di partire. Dunque, per realizzare questo progettino ci vuole solamente una cosa che io ho trovato da BB Craft e ora vi mostro. Dentro il pacchetto ci sono altre cosine che serviranno per i prossimi progettini fai da te, quindi c'è un po' un'anteprima di quello che vedrete prossimamente. Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro. Dunque, iniziamo con il primo pacchettino, dove all'interno ci sono questi cerchi di legno e uno spago, una corda, un trapano manuale. Questo qui è molto utile, mi sono ritrovata molto spesso mentre realizzavo i miei progetti fai da te a sentire la necessità di averne uno, soprattutto perché questo realizza fori molto molto piccoli e in modo molto delicato, che con un trapano elettrico secondo me è impossibile fare. Questo è il trapanino e all'interno ci sono anche due set di punte. Vediamo se riesco a far malanni. Sì, queste sono le punte più larghe, più grandi, e queste invece sono quelle molto molto piccole, sono quelle micro, adattissima appunto per realizzare i progettini fai da te su qualsiasi tipo di materiale, che può essere legno, resina, plastica, insomma davvero su tutto. Il link del sito e di tutti i prodotti che vedete oggi su questo video li trovate giù nell'info box, quindi se andate a cliccare vi ritroverete direttamente sulla pagina del sito o sulla pagina specifica del prodotto. Poi ho preso queste perline bianche luminosissime ed infine, e questo è quello che utilizzeremo oggi, un kit completo per realizzare dei gioielli. Questo kit è davvero adatto a tutti quanti perché è davvero molto semplice la realizzazione dei gioielli con questo kit. Adesso andiamo ad aprirlo e vedere anche cosa c'è dentro, e potete come idea regalo appunto regalare anche direttamente il kit completo. All'interno del kit per gioielli fai da te troviamo una scatolina di plastica che contiene appunto tutti i materiali. E niente, io direi di cominciare subito creando il braccialetto. Questo kit appunto lo trovate su BB Craft, vi ricordo che trovate il link giù nell'info box. BB Craft è un sito molto interessante per chi ama il fai da te, a chi piace la manualità. All'interno si trovano tutti i materiali, gli strumenti ed anche kit per realizzare molti progetti fai da te. È adatto sia per i più esperti ma anche per i meno esperti, appunto grazie ai kit, e soprattutto ha tantissimi tantissimi prodotti tra cui scegliere, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata. In più per voi ho anche un codice sconto che è Selena5, e anche questo lo potete trovare giù nell'info box insieme a tutte le informazioni. BB Craft ha anche un programma a cui tutti possono aderire, in cui avete la possibilità di ottenere prodotti gratis creando video di progetti fai da te per loro, e anche qui ovviamente se siete interessati trovate il link giù nell'info box. Ok, direi che è ora di cominciare. Il kit è composto da questa scatolina con sezioni separate e ogni sezione contiene appunto diversi materiali. All'interno ci sono tre di questi braccialetti qui, sono bellissimi perché da un lato hanno il gancetto per la chiusura, mentre dall'altro lato hanno sia la catenella per adattare la dimensione del braccialetto, e in fondo c'è questo bellissimo cuoricino decorativo. I braccialetti appunto sono tre. In più all'interno, nelle varie sezioni, ci sono delle perle colorate, delle perline decorative, questa è a forma di albero di Natale,
delle campanelle, un Babbo Natale, un fiore bianco, ma all'interno della scatola ci sono altri colori, altri disegni. Poi ci sono dei ciondoli, c'è un arcobaleno, la calza di Natale, un fiore, un quadrifoglio ed altro ancora. E poi ci sono anche delle altre perline, sono color argento, tipo una stella oppure una perlina con i brillantini. Quindi per realizzare il braccialetto è tutto molto semplice, bisogna semplicemente scegliere le decorazioni che preferiamo. Io ne voglio realizzare uno per Natale, scegliendo le perle rosse e verdi, proprio per rimanere in tema natalizio, e poi queste decorazioni con i fiocchi e con la calza di Natale, mentre come perline direi di utilizzare gli alberelli e le campane. E in più tengo a disposizione anche queste perline separatrici in argento per fare un po' di contrasto tra una perlina e l'altra, poi deciderò come metterle. Il montaggio è molto semplice: all'estremità del braccialetto, proprio dove è posizionato il gancio per chiuderlo, è nascosta l'apertura del braccialetto che serve per andare ad inserire appunto le varie perline. Basta semplicemente svitarlo e inserire le perline secondo l'ordine che preferiamo. Dunque io direi di cominciare con una perlina rossa, una stellina col cappello natalizio, un fiocchetto rosso, una perla verde, una perla argento con i brillantini, le campane rosse, un'altra perla verde, un Babbo Natale argento, la calza di Natale, una perla rossa, un'altra perla con i brillantini ed infine l'albero di Natale. Molto bene, direi che il risultato mi piace. Ora vado semplicemente a riavvitare il gancio e voilà, il braccialetto è terminato. Il risultato del mio braccialetto è questo. Come avete visto, ci abbiamo impiegato davvero pochissimo. Direi che è arrivato il momento di provarlo. Anche indossato è davvero stupendo, sono molto molto contenta del risultato finale. E niente, con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, con questo è tutto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!